1800. Sì, allora, esatto, io dal 1900 invece. Nel 900 c'è stato il movimento punk, insomma, abbiamo anche un po' cambiato. Prego, te devi siedere. Il movimento punk, che è rimasto a te del movimento punk? Manga Cristo. La satira, satira, la contestazione del potere. Senti, vabbè, ti ho portato... qualsiasi tipo di potere. Un regalo importante. Vieni qua. Prendi un bicchiere. Stai riprendendo De Angelis? Prendi un bicchierino. Sto facendo il caffè. Il caffè che è cattivo, il mio caffè. Poi con te capirai. Guarda là, è normale. Guarda quanto è alta la fiamma. Madonna, questa mette già l'agitazione. Ma pure cioè, ti lanci in sfide. Che ma lascia perdere te, che quello che sta fatto lo splendido mi ha detto io ho paura di De Angelis. Cioè, vuol dire che... Pure io ho paura di De Angelis. Io gli ho detto, Edoardo, che è una persona estremamente spiritosa e sensibile e delicata, è chiaro che quando fai regista deve, che io li conosco questi qua, si devono poi ovviamente corazzare perché devono comandare le navi in tempesta. Con tu, col mondo. Ah, così, urbi. Beh, vuole fare regista e dice, c'ha paura. Ho detto, no, io De Angelis non mi fa paura, mi fa molto sorridere invece a me. Sì, non ti preoccupare. Che bella casa, Lo. Grazie. Si sente proprio che... Vuoi fare la panoramica ora? Va bene. Ma perché lo devi dire? Lo vedi che sei proprio... Panoramica di Carabetta partendo da De Angelis, vai, guarda vedo. Come è fatta la panoramica di Carabetta? Perché non marchi registrato. Eccolo, no, è la prima volta, guarda, anzi, è un esordio. Cioè, panoramica carabettesca, la prima volta che nel format che non ha senso. Pensa, Carabella, io ci ho messo 20 anni per inventare un'inquadratura. Tu arrivi qua, ti trovi su un bello soggetto ed ecco che la tiri bella e pronta. Mamma mia, che pazienza. Ma gli sto facendo te il caffè. Ma che scrivi, arabo, Chris? Che fai, al contrario? Scrivi al contrario, veramente? No. Ma è pazzo. Ho molte cose da dire sul film. Adesso se esce questo maledetto caffè che mi hai fatto bloccare per fartelo buono, ma ecco perché l'hai impacciato e fece schifo, perché lo bruciavi, probabilmente. Madonna, mo capirai questo qui? Mi dirà che è orribile. Viene dalla, taglia del caffè, il mio caffè è cattivissimo. Ma beh, quello non è colpa del caffè, è la superficialità, che vedi, non l'ha neanche girato prima di stare. Senti, Madonna mia, Cristo santo, ma perché gli ho fatto il caffè? Quanto vuoi? Una mano per me, grazie. E c'ho ancora? Che cazzo è domani? Sì, esatto, sì, cazzi! Comunque... Senti, sarà una ciofeca. Bevilo per quello che è. Bevilo per anche quello perché che ne ho bisogno per il soffritto che mi sono mangiato. Tra l'altro, guarda, in realtà a Napoli si beve zuccherato tendenzialmente, anzi Barro lo servono già zuccherato, se lo vuoi amare lo devi specificare. Ma sì. Se mi dessi tu a fare un viaggio a Napoli, dove vado? Vattene sottoterra. Ah, è proprio il nome? Sì, nella Napoli sotterranea. Bellissima. Legata sì, a Colombo. Pochissimi romanzi di film. Sì, ma perché Napoli è speculare, c'è sottoterra un'intera altra città che si può visitare. E nessuno ci ha mai fatto niente? Forse Operazione San Gennaro? Sì, sì. Se non è vero, erro. È vero. Però non nulla di lunghissimo, esatto, veloce. Ok, 3, 2, 1. Ma che 3, 2, 1? È ancora antesemporale. 3, 2, 1. Arrivato. A parte che non l'hai avvisato. 3, 2, 1. Ale! Com'è cambiato il colore adesso? Cambierà? Boh, che ne sappiamo. Allora, Edoardo De Angelis, che è fortissimo, stiamo cercando di confonderlo. Da quando è entrato, circa 10 minuti fa, a casa mia ha preso questo caffè orribile che gli ho fatto, è venuto con Olimpia De Meo che sta lì al computer, mia moglie sta di là, Carabetta dietro l'obiettivo, che si è lanciato in una panoramica poco fa, una grande novità di questo format senza regole e senza senso, no? Invece il senso profondo di questo incontro è toccare questo mone che va sempre in giro con la camicia sbottonata, come ripete incessantemente in un libro molto affascinante, che diciamo Edoardo ci sta facendo dei regali perché è venuto qui, parleremo con lui un pochino,
anzi più di un'ora, sono molto felice del suo ultimo film, Il vizio della speranza, che esce questo giovedì, di questo libro molto affascinante, stranissimo sto libro De Angelis che hai fatto, perché è un'autobiografia che si fonde anche con il cinema e l'ultimo cinema di Edoardo, quindi dalla sua vita, dal suo ego, arriviamo poi a un'ultima parte del libro molto bella, dove vediamo, e qua già comincio a farmi il pippa da critico, una sorta di saggistica di quello che è diventato Il vizio della speranza. Mi spiego meglio. Edoardo fa un'analisi molto articolata e particolareggiata del territorio, soprattutto della presenza africana nel territorio, che lui poi trasfigura come mai ha fatto, perché Indivisibili è più realistico. Qua Edoardo col vizio della speranza, secondo me, è volato molto di più, more than real, che poi è un'espressione che lui ama molto, collegata a una sua suggestione che lo ha influenzato. E quindi ho trovato molto affascinanti, che strano libro che è Il vizio della speranza, Strade Blu, Mondadori, esce, dove questo Mone, che è molto più giovane di me, è arrivato alla soglia dei 40 anni, che in Italia, perché non siamo un paese anglosassone, De Angelis, tu lo sai, è considerata ancora la prima età, è considerato essere giovane in Italia a 40 anni, invece Edoardo, con un approccio anglosassone, dice invece che già lui è arrivato ad avere una vita molto complessa, ce la racconta bellissima, e poi però all'improvviso fa una cosa che mi ha molto incuriosito, fa una sorta di saggio, citando fotografi, citando saggisti, esperti del territorio, in cui praticamente fotografa la realtà attorno al fiume Volturno in un modo, ripeto, estremamente specifico, che poi non sarà il film, come se tu avessi voluto essere quasi sociologo, sociologico, per poi invece con la tua arte cinematografica cancellare tutti quei particolari. È precisissimo nelle... è molto affascinante per me, perché tu lo sai, perché a Giffoni, quando abbiamo parlato anche di Indivisibili, mi ha molto colpito, mi ricordo tutto per Angelis, tutto mi ricordo, per questo che mi drogo, certo, è il problema, è per questo che cerco di dimenticare a volte, un po' come Zia Maria nel vizio della speranza, perché i ricordi sono veramente molto faticosi, nel bene e nel male, soprattutto nel male, e quindi noi ci obnubiliamo, ci dobbiamo obnubilare, ma poi tornano sempre, e mi ricordo tutto, ed è un problema della mia vita, mi ricordo tutte le cose vostre, che è allucinante, e in questo caso appunto a Giffoni, io un pochino nell'ottica di sinistra un po' ipocrita del romano lontano, agiato, alto, a livello meramente così sociale, ero colpito da come tu avevi raffigurato il personaggio della donna di colore cattiva e stronza che sta vicino al prete in Indivisibili, e ti dicevo che atto di coraggio, e tu lì mi hai dato una bella lezione dicendo ma allora perché bisogna per forza raffigurarli come delle vittime e come delle creature passive che ricevono anche il nostro sguardo paternalista. In realtà io ho un approccio con queste figure, l'ho capito molto di più leggendo questa parte del libro, che è veramente la più anche oscura, la più difficile da comprendere e la più strana, perché ripeto, il libro parte con la vita di quest'uomo, che è anche molto divertente, perché è spiritoso, è autironico, è assurdo, faceva il ballerino, guardate, immaginate De Angelis che fa il ballerino, già te vi ha da ride, le camicie sbottonate, queste cose del profumo, sì, si profuma, è profumato anche oggi, tutti questi... con grande autironia, il virilismo prende in giro, cose che a me piacciono, insomma, sulla nostra virilità, le donne, la sua famiglia, le donne della sua famiglia, poi all'improvviso arriva a fare questa analisi, soprattutto della presenza degli africani sulle rive del Volturno, Castel Volturno, partendo dalla loro famosa protesta di qualche anno fa che sconvolse l'Italia, ma che venne letta da molti di noi, sempre un po' ben pensanti, come poveracci si sono incazzati. In realtà Edoardo fa un ragionamento molto più sofisticato sul potere e sulla mafia, soprattutto sulla mafia nigeriana, che sono cazzi, sono veramente cazzi. E tutto questo De Angelis lo fa puntiglioso, preciso, e poi invece nel vizio della speranza, come mai, caro Edoardo,
anche più rispetto a Indivisibili, dove ci sono figure sociali, il prete, ci sono più, c'è più società. Invece tu hai fatto veramente, secondo me, un fantasy quasi, che ho trovato stupendo. Ho trovato il tuo film più elegante, più composto, fino a 50 minuti stavo così. Altra cosa che mi colpisce, questo signore è arrivato, si chiama Edoardo De Angelis, ha fatto un po' dei film già, Mozzarella Stories nel 2011, Perez, che mi piace un sacco, nel 2014, poi parleremo anche un po' della filmografia di Edoardo che è cambiata. Indivisibili, lo sapete, 17, prima lo diceva Carabetta, 17, 17 nomination ai David, ne ha 26, lì che il nome di De Angelis diventa più mainstream, l'avete visto ai David su Sky, e poi a un certo punto, nel momento in cui arriva al massimo, fa sto film che poi riguarda anche un'altra persona molto importante della sua vita, da lì, che è una donna, che è sua moglie, e quindi e che rientra nella grande tradizione del regista innamorato di un'attrice che è anche sua moglie, che le cuce il film addosso. A me sta cosa mi mette una grande tenerezza, perché mi piace il romanticismo, e da critico di merda studio, e so che non sei il primo che l'ha fatta, si fa, lo fanno, come si dice in bianco, rosso e perdone, ma in chiave bella. È una tradizione cinematografica di uomini che sono innamorati, che sono anche dei registi che sono innamorati, ma questi signori non si possono far prendere troppo dalle passioni, perché sono anche dei registi, e quindi devono bilanciare, devono inserire queste donne, ed è difficilissimo per le signore, perché infatti lui fa una battuta su Pina Turco divertentissima su il loro rapporto a casa, è ovvio che è un casino, infatti molti di loro se lasciano, poi è difficilissimo, e quindi è difficilissimo anche per le signore. Pina Turco è veramente incredibile, Pina, nel film, e Maria, lui gli fa sto film attorno, che non si è capito nulla di questo mio monologo iniziale, ma che diciamo rientra in questa trasfigurazione della situazione sociale che c'è sulle rive del Volturno, questo fiume che Edoardo riprende come se stessimo la regina d'Africa di John Huston, mi ha ricordato i film sul Vietnam, ci sono delle riprese del barche sul fiume che io nel cinema italiano non ho mai visto, è una cosa meravigliosa, scene di pioggia, di barche, è il tuo film secondo me più bello, proprio da vedere, e mi sono reso conto vedendole che i primi 50 minuti sono, cioè, così, è il tuo film più liscio. A un certo punto ho cominciato a pensare alla durata, ma arriviamo al 50, e guardate, non è facile, arriviamo al 50° minuto, così, è una cosa anche al montaggio, siete stati, e quindi non so bene come possiamo cominciare questa discussione se non finendola, che tu hai detto però che è un film, sì, cominciamo, usciamo, uccidiamo il critico, che è sempre molto importante, e diciamo che, vabbè, partiamo dalla cosa forse più logica che ho detto. Tu, in questo tuo libro, che è un'autobiografia, che comincia come un'autobiografia, e che quando esce lo vogliamo dire, perché io, a me mi ha mandato le bozze, bellissimo, lo so, letto tutto defilato. È uscito oggi no, è il 20 novembre. Ma noi non siamo proprio in diretta, allora. Siamo in diretta, ma non in diretta, nel senso che siamo in diretta. È uscito, metti il bip quando oggi, 20 novembre. No, questo è un formato, noi ce ne freghiamo, noi andiamo così. Ok, è uscito oggi. Perché a un certo punto senti l'esigenza di uscire dalla tua vita nel momento in cui stiamo arrivando al presente, perché tu è molto bravo, racconta bambino, racconta adolescente, racconta il centro sperimentale, racconta l'arrivo a Roma, racconta i primi film, e poi a un certo punto sbrocca e fa il capitolo su questa situazione. E come fai a fare quello e poi a pensare di non farlo, ovviamente, con il vizio della speranza? Perché mette in scena alcune cose che racconta molto specificamente, tipo le Connection House, cioè la Connection House c'è nel film, ma ovviamente io non ci avevo capito un cazzo vedendolo, avevo apprezzato ed ero rimasto ammaliato da questa zona d'Italia che sembra sempre più la terra di mezzo di Tolkien, sembra sempre di più, poi lui l'ambiente, fa un film di Natale, quindi fa un film con... Ecco, mi piace che tu dica questo. È film totalmente un film di Natale, me ne sono accorto di più alla seconda visione. Perché è un film che parla totalmente. E, il libro nasce con il desiderio di raccontare tutte quelle storie che poi nel film non ci vanno a finire, quindi di dare proprio voce a quei personaggi che vivono quelle terre
e che però per motivi legati alla, a un desiderio di messa in scena cinematografica che per forza di cose come un frullatore lascia a terra soltanto un distillato di tutto quello che è raccolto. Però è sempre stato il mio rammarico, perché io raccolgo molto storie, raccolgo interviste, passo molto tempo sulla Domiziana e nonostante questo... Strada. Sì, la Domiziana è la strada che collega i comuni da Lago Patria fino a Mondragone. È una strada molto lunga che è costellata di donne che vendono quotidianamente il loro corpo. E ad ogni postazione corrisponde una traversa. E in ogni traversa c'è un mondo fatto di esseri umani che si sono rifugiati lì e che vivono là. Cioè sembra un luogo desolato, ma in realtà lì è molto vitale, perché la vita si insinua in questi rigagnoli, in questi anfratti, in maniera del tutto anarchica, e si costituiscono piccole realtà sociali. Quindi io, da un lato, quando ho fatto il film, ho distillato tutto questo e l'ho reso un microcosmo con le sue regole, dove tutto sta in una geografia molto più circoscritta di quanto non sia nella realtà. Dall'altro lato però ho voluto dire le cose vere, ho voluto dire perché mi rendo conto che chi non conosce quella terra vede il film e vabbè, vive quel tipo di esperienza lì, però ho pensato che potesse essere importante dire che cosa c'era dietro, che cos'è una connection house, come ci arrivano le donne, che tragitto fanno. È il tuo prossimo film, secondo me, o forse io ci ho visto un film pazzesco che non si fa, che non c'è, chissà, che non c'è. Beh, ma è italiana sta storia. È italiana sta storia. Riti Voodoo. Cioè, raga, è una situazione fantastica. Cioè, molto cinematografica. Non si racconta molto questo. No. Perché non la si conosce. No. Io stesso, che ho girato a Casaforturno il finale di Perez, è tutto indivisibile. Yes. Non conoscevo il fiume. Un giorno d'estate, uno dei compagni che di solito mi porta in giro per vedere i posti, mi ha detto: ma vuoi risalire il fiume? Certo, ma che meraviglia. Certo che voglio risalire il fiume. Ho risalito il fiume, era pomeriggio. Stiamo parlando di uno dei fiumi più lunghi d'Italia. Sì, notturno, è anche uno dei fiumi più inquinati, è un fiume non navigabile, perché tutte quelle reti che tu vedi sono reti, sì, sono abusive, e i fili d'acciaio, se non sai dove sono, ti possono tagliare la testa. Lo scrive Edoardo, bellissimo il passaggio, di notte puoi perdere la testa. Di notte la puoi perdere davvero. E quindi noi di pomeriggio risalimmo il fiume con Boscolo, che è un pescatore del posto, che anche lui mi accompagna dai tempi indivisibili, e cominciano a saltare nella barca dei cefali, perché di pomeriggio i cefali saltano. E tre cefali sono saltati nella nostra barca e ha cominciato a... Io sono un po' suggestionabile, perché penso sempre che anche nella realtà più triste, apparentemente desolata, ci sia nascosta da qualche parte una forma di magia. E quel momento mi è sembrato magico, mi ha ricordato anche quella scena memorabile di Vita di Pi, te lo ricordi quando certo. I pesci saltano sulla barca? Ma soprattutto mi ha messo in relazione con qualcosa di antico. E allora ho continuato a salire, siamo arrivati quasi a Capua, siamo rimasti lì fin quando il sole non è calato, abbiamo visto tutte queste baracche senza energia elettrica. Loro hanno l'energia elettrica, la ricavano dai motori delle automobili, prendono delle automobili, tolgono le ruote davanti, le mettono sui mattoni, collegano alla batteria dell'automobile dei cavi, mettono in moto e quindi con il motore diesel azionano queste reti di cala cala. E ci sono lì vecchie baracche di pescatori, ci sono anche le prostitute, devo dire, proprio sembravano le ultime tra le ultime delle prostitute, perché vanno lì
proprio per lavorare con i vecchi pescatori che si radunano in queste baracchette. Ma quel posto che mi sembrava così lontano è casa mia. C'è una grande emozione nello scoprire un angolo di casa che non conoscevi. E allora ho pensato che quello che stavo scrivendo, che era ambientato tutto sulla strada domiziana, dovesse trasferirsi sul fiume. E quindi la domiziana è diventata il Volturno. Le traverse sono diventate gli affluenti. Affluenti, rigagnoli, piccoli ruscelletti. Però quel fiume là è un fiume che è potente. Quando si gonfia, butta tutto a terra. E soprattutto alla foce, dove gran parte del film è ambientato, hai questa visione di due forze enormi che si contrappongono, il fiume e il mare, che creano una sorta di muro d'acqua, dove ti fa vedere chiaramente che c'è una lotta fortissima degli elementi della natura. Allora tutto questo mi ha fatto pensare che tutte queste storie dovevano confluire nella storia più semplice possibile. Hai fatto il film sulla storia più semplice possibile, che è la maternità, che è il Santo Natale. E qua arriviamo al perché anche il film è giusto che esca in questo momento dove Natale non è lontanissimo. E perché il Natale è una festa che quando veniva celebrata in contesti pagani era una festa che si celebrava, come tuttora si celebra, d'inverno, perché d'inverno la natura è morta. E allora si festeggia per evocare la rinascita della natura, il ritorno della primavera. E questa è la nascita di cui stiamo parlando. Il bambiniello non è solo un bambino, ma è il mondo che rinasce. La gravidanza di Maria non è la questione meramente ginecologica di un bambino che nasce in una pancia di una donna e poi che cresce in una pancia di una donna e poi nasce. È anche la questione legata ad un mondo che vuole rinascere, nonostante il ventre che lo pasce sia avvelenato, sia violentato, malato. Che è appunto sia il luogo dove Edoardo ambienta il Vizio della Speranza, sia ginecologicamente parlando l'interiorità della signora Maria, interpretata da Pina Turco, che è protagonista già di una prima scena che mi ha stregato, che non dimenticherò mai per il resto della mia vita, non solo perché so quello che si ricorda tutto, ma perché mi ricordo le cose belle, soprattutto tanto le cose belle. No. E ne parlavo con mia moglie, l'ho visto con mia moglie, ero seduto vicino a lei e entrambi ci siamo detti subito, la prima cosa ci siamo detti, che cos'è questo inizio dove c'è una bambina che sembra sospesa in cielo, sembra sospesa nel nulla, anche Carabetta fa di sì, già un regista che parte così ha vinto per quanto mi riguarda. Questa bambina, questa sposa, sembra vestita da sposa, non stai capendo bene, è un vestito da festa, poi scoprirai che era la sua prima comunione, e sta sopra il Volturno, sembra che galleggi sul Volturno e lui poi fa una cosa stupenda, fa vedere una barca che arriva e va sotto la bambina e quindi illusione ottica dello spettatore. Una cosa incredibile e immediatamente già hai dato da grande artista, secondo me, che è difficile che è fare queste cose col cinema, che è un'arte prosaica dove prima ci divertivamo con Paolo, immaginiamo Edoardo durissimo, che chiaro, cioè, si sa, che so, violenti, i registi poveracci devono tenere in mano la situazione, così invece creare questa cosa così poetica e suggestiva, cioè già da tutto. Che cos'è? C'è il telefono. Da tutto il senso del film, caro mio. Chi è? Se lo sei, sicuramente sarà qualche proposta di contratto. No, rispondere. No, li mettiamo in imbarazzo, poverini, no, lo facciamo per loro. E immediatamente De Angelis fa una cosa incredibile, cioè ti fa già capire che roba tu vedrai. Vedrai una fiaba ancora più forte rispetto a Indivisibili. Peraltro rispetto a Indivisibili tu sai che io ho dei problemi col coltello. Il coltello, chi lo prende il coltello è fondamentale. Mamet. Però is it safe, sicuro, come dice Lorenzo Livio nel Maratoneta, è un errore, è un problema. Io a Giffoni abbiamo fatto
una discussione bellissima riflettendo su Indivisibili, è un problema, non è un problema, gente che diceva no, non è un problema, gente che diceva sono d'accordo con la no, è un problema, e questo, per questo ci piace parlare di cinema, ci divertiamo come pazzi. E qui non c'è il coltello, al massimo c'è un bastone che ti dà la scossa, ma lui fa addirittura tutto un film mentale, perché è tutto legato alla tua scelta. Infatti lui non mette nessun tipo di ostacolo fisico, pochissimo, le persone si inseguono ma indolentemente, bravissimo in questo, perché ti dà proprio un senso che è tutto legato alle nostre scelte morali più che fisiche. Tornando a Bomba, sta bimba sospesa, già, è già sospesa nella vita che gli è successo, non lo sappiamo, però capiamo qualcosa, il vestito è rovinato, poi non, è, non sta galleggiando, non è morta, non è Laura Palmer, arriva sta barca e poi dopo un altro momento magistrale, perché cominciamo fin così, è veramente sempre con i suoni attutiti, perché non è reale, non capiamo, stiamo dormendo, stiamo sognando, è il sogno di qualcuno, è il sogno di Maria, non lo sappiamo, a un certo punto... Oh, ecco, adesso che sto, vedi, sproloquiando, sto pensando al punto di vista, che Godard diceva, è tutta una questione di punti di vista, potrebbe essere veramente il punto di vista di Maria, potrebbe essere un sogno, perché vediamo, stiamo nella barca, la bimba, che sarà Maria, è avvolta e qualcuno la sta portando via e si avvicinano delle altre barche con effetto pesce, che di solito non si fa al cinema, sto matto lo fa. E dove noi non capiamo se stanno facendo il tifo, se sono contrari. Guardate De Angelis, già questi sono i primi 2 minuti, 3 minuti, sì. Pazzeschi, dove già c'è tutto praticamente, già lo spettatore si pone 1400 domande, è il tuo inizio più bello secondo me di tutta la tua filmografia, ti faccio veramente i complimenti, perché adesso poi si interrompe, poi ricominciamo, però poi adesso voglio dire che da questo arriviamo poi a un arrivo in un luogo magico con insegna al neon che renderà ancora più fiabesco e fantasy l'inizio. Oh, allora, mentre Carabez sono morto e poi adesso sono resuscitato, appunto, forse è resuscitata anche Maria, perché con un bellissimo stacco al montaggio, semplice semplice, boom, dopo st'inizio magistrale vediamo Pina, che è Maria. Oh, allora, vabbè, intanto ti voglio chiedere come ti è venuto in mente di fare un inizio. Leggendo il libro scopriamo che De Angelis, io che sono un investigatore dell'occulto, come dire, Dog, dell'incubo, di questi, perché sono ossessionato da questi qua e dalle cose che fanno, e insomma poi di sua spontanea volontà leggo addirittura un'autobiografia dove arriva la figura di Bill Viola e arriva addirittura l'amore di De Angelis per dei capolavori di Bill Viola. Dei video che chi conosce Bill Viola sa, dove il tempo è regolato da Bill Viola e c'è una grande lentezza che ho visto anche nell'inizio del Visto della Speranza, e la chiamano video arte, noi ce ne fottiamo, sono delle cose stupende che possono andare anche al loop, infatti se rimani davanti a queste cose di Bill Viola e ci puoi stare la giornata intera a vederle e rivederle, a vedere e rivedere, perché sono dei corti, diciamo, che poi ricominciano. E De Angelis si scopre che una delle prime schicche forti che c'ha sul concetto di audiovisivo, sulla volontà di andare a fare quella roba là, è attraverso, più che gli amati canonici Scorsese e compagnia bella, un video artista come Bill Viola. Quindi, prima di arrivare a Pina, a quello stacco, dimmi quest'inizio, come cavolo è possibile concepirlo? E quanto ci ha lavorato anche, sì, tecnico, perché noi siamo tecnici, Sì, tecnico quanto vuoi. Anche perché siamo qua, possiamo parlare, no? Devi di tutto quello che ti pare. Allora, partiamo da Viola. È stato in assoluto il primo stimolo forte proprio per costruire la mia fascinazione verso l'audiovisivo. Perché allora c'è tutto quello che mi interessa, la gestione del tempo al di là del suo fluire così come lo percepiamo normalmente, e c'è la ripetizione. Tutto questo costruisce delle opere che si basano soprattutto sull'andare a lavorare sul meccanismo della percezione piuttosto che della narrazione. Cioè questi artisti, e lui in cima,
puntano su quello. Perché tu puoi vederla fino all'infinito? Perché riesce, come fa un attore col suo stesso corpo, quell'artista riesce col corpo di chi lo sta guardando ad andare a toccare quei punti che sa che genereranno emozione, in maniera quasi inconsulta, inconsapevole, involontaria. Ti tocca proprio nella pancia, vicino al polmone, vicino al cuore. E io quando l'ho visto ho detto, ma chissà come cazzo fa? E non credo di averlo scoperto, però l'ho osservato molto. E ho provato anche ad abbandonarmi a questo paradiso della percezione, perché svincolata alla narrazione, la percezione va, gira come un cavallo impazzito. Però, e quindi lo devi fare soprattutto all'inizio del film, se lo vuoi fare, sì, per un regista, certo, perché non c'è nulla prima. È il momento in cui lo spettatore lo puoi... Esatto, sì. Se poi portato nel cinema, dove la narrazione invece chiaramente è importante, perché è anche quello che io stesso cerco, cioè io voglio un racconto. Lo so che ti piace. Però all'inizio è una libertà che ti puoi prendere, se la libertà te la puoi prendere, tu te la piglia, è obbligatorio, perché non ci si può accostare ad un'arte così bella, così importante come il cinema, con timore. Bisogna essere spericolati, pure un po' sconsiderati. Lo vedi? Ma perché questo? Perché se io ho la presunzione di farti sedere a te e pure a tua moglie in una sala buia, io ti devo dare tutto quello di cui sono capace, e quello di cui sono capace non è mai quello che già ho fatto, è sempre una cosa nuova, una cosa in più. Poi questo ti porta chiaramente nel corso della carriera a commettere anche degli errori, per carità, però il desiderio di ricercare il linguaggio è più che un desiderio, è proprio un obbligo. E quindi, però, all'inizio del film tu puoi inzippare la narrazione in un momento di importante percezione, la sospensione nell'acqua. Allora io ti dico come l'ho immaginato io questo inizio. Per me è il ricordo di Maria. Quindi il punto di vista di Maria, ok. È lei che ricorda neanche bene di trovarsi immersa nell'acqua, e quindi di non sapere dove si trovava, di non sapere se era morta, se era viva, se stava sveglia o stava dormendo, e quindi non hai riferimenti visivi. Sai solo che sta tra l'acqua e l'aria. Poi una rete la tira su, proprio come uno dei pesci che anche stanno in quella rete. E finalmente qualcuno la salva. Ma la ricostruzione per lei non è chiara. Lei vede solo un uomo che l'ha salvata. Infatti sta di spalle. Esatto. E gente che gli urla addosso, che lo circonda. Omme merda, firmate, ma perché? Che ha fatto? Che è successo? Che perché gli stanno urlando addosso? È uno degli inizi più intriganti che ho visto negli ultimi anni, proprio. Perché all'inizio del film lei non sa ancora cosa è successo, quindi lo ricorda così, e noi lo vediamo esattamente come lei lo ricorda. E il ricordo però ha bisogno di un linguaggio che esula dal verismo. Perché il ricordo è una ricostruzione libera della nostra mente. Tutti i nostri ricordi sono così. Galleggia, no? Anche per lei poi in particolare un ricordo non nitido, anche perché le mancano tanti pezzi di quella situazione. Non aveva all'epoca la consapevolezza che conquisterà e nella storia che poi racconteremo. Questa signorina diventa in uno stacco bellissimo questa donna che continua a essere sospesa. Il film di Edoardo è pieno di gente addormentata, è pieno di gente che vuole dormire. C'è una battuta stupenda di Cristina Donadio, che fa la mamma di Maria, che dice di fronte a un guappo nero, a un drappo nero, scusate, guappo, di fronte a un guappo nero è figo, lo sono tu. Di fronte a un drappo nero in un luogo importante dove prima c'era stato un momento di festa. Molto bella anche tutto quel luogo, quella sposa, poi il suo destino, stupendo. Noi spoileriamo, perché poi questa cosa si vede, soprattutto se avete visto il film, che la mettiamo nel weekend. La mamma dice che è bello, che dormire per sempre.
è tutto, tutti sono addormentati, Maria stessa è abbastanza sonnolenta, Rina Turco infatti, e qua Rina Appina. Cioè, io voglio capire quanto sei riuscito a essere razionale, ad arrivare, perché tu nel libro sei molto sincero, penso, nel dire che questo film è un atto d'amore nei confronti della donna che ami, e ti ripeto, è una cosa che mi ha emozionato, bella, da Woody Allen con Mia Farrow, ad altri registi c'è sempre stato questo tipo di rapporto, Blake Edwards con Julie Andrews, peraltro una delle coppie più lunghe della storia dello showbiz, Mary Poppins con il regista di Hollywood Party, incredibile che siano rimasti insieme tutti quegli anni in quell'ambiente lì, due come loro, e infatti forse è la storia d'amore più bella, io ti auguro a te Pina di avere la stessa, perché veramente sono rimasti insieme fino alla fine della vita di lui. Ok, e sono due proprio, forse la storia d'amore più bella di tutta la storia del cinema, quella di Julie Andrews e Blake Edwards. Non sei il primo, però Pina non è solo l'amore, cioè sei stato molto razionale, perché Pina è una sorta di Michelle Rodriguez italiana, mi ha ricordato molto Michelle Rodriguez, che è un'attrice che io amo molto e che mi dispiace vedere malissimo in Widows di Steve McQueen, dove è veramente sprecata. Michelle Rodriguez è quella di Girl Fight, è quella che te menava quando era piccola, è quella che sta vicino a Vin Diesel nei Fast and Furious e tu senti che lui non deve fare cazzate, perché se no bruci. È bellissima, è sensuale senza perdere un briciolo della sua mascolinità, è donna e uomo insieme, è una delle attrici più fighe del mondo. Pina, secondo me, in questo film lui la fa, che sembra fortissima, in realtà è fragilissima, è una cosa difficilissima da raggiungere, perché Pina è, quando tu le vai vicino al volto, è, peraltro fa un mestiere, Pina, duro, è quella bambina che fa, lavora per un gangster, donna, e porta le, chi sgrava, chi partorisce, in un mondo di prostitute, non può tenere il bambino, perché il bambino va venduto ad altre persone. Quindi Maria fa un lavoro duro, prende a calci le porte per aprirle, Edoardo le inquadra appunto questa cicatrice, e però è una bambina, è una donna, è una bambina. Piano sequenza magistrale all'inizio, in cui Edoardo già continua sul sogno, sull'idea che siamo in un ambiente strano. Io già là ho capito, no vabbè dai, si è lasciato proprio andare, cioè, infatti non capisco chi critica il film, perché ancora attaccandosi a qualcosa che deve essere ancora realistico, quando questo è partito chiaramente per una trasfigurazione in chiave proprio poi natalizia, un racconto, è il tuo racconto di Natale questo, The Dickens, veramente. Il mio Natale a Castelvolturno pure, se vuoi. È il tuo Natale a Castelvolturno, che non è un cinepanettone. È più Dickens, è proprio dickensiano, perché c'è la crudeltà, poi c'è il caldo, c'è il freddo, poi c'è il soccorso, ci sono i poveri, è il tuo film più dickensiano, basta, ormai mi sono lasciato. Eh sì, è così, ma pensaci, è così. C'è Scrooge, ci stanno tutti, ci sta, solo che Scrooge non è il protagonista. E parliamo di Pina, com'è possibile arrivare a questa tua stranissima equilibrio tra amore folle che si vede che c'hai per questa creatura che metti davanti alla macchina da presa, e allo stesso tempo hai capito perfettamente cosa farla fare? Complimenti, perché non è facile. Cioè, è un film di passione e lucidità, perché questi qua, ripeto, devono mantenere sempre un equilibrio. Ti faccio non è tanto una domanda quanto veramente mi rendo conto un complimento a te e alla tua consorte per questo gioco di squadra in chiave artistica. Com'è possibile arrivare a questo? Sempre follia? Sempre un po' di incoscienza o no, ci avete pensato tanto, Coppina? La follia in queste cose ha valore se supportata da un'ossessiva preparazione, anzi un'ossessiva pianificazione di come gestire il lavoro, altrimenti resta sull'epidermide. Perché io all'inizio avevo pudore davanti all'ipotesi di fare un film con mia moglie, con la donna che amavo, all'epoca non era neanche mia moglie, però in realtà
quando ho pensato di voler fare quella storia così semplice, mi sono reso conto che lei mi stava ispirando, che lei mi stava suggerendo di andare al nocciolo della questione. Ho fatto tanti film e anche tante scorribande personali che hanno creato una grande confusione nella mia vita. E avevo proprio desiderio, sai, come Occam, di col rasoio di tagliare, di lasciare solo quello che è importante. E quindi a un certo punto ho pensato che dirigere la donna che amo potesse essere una grande occasione, perché tu puoi attingere ad un livello così profondo che è nascosto a tutti gli altri, ma che addirittura la persona che ami spesso nasconde a se stessa. Certo. E, è strano, ma è strano. Ci capita di mostrare a una persona che amiamo qualcosa che non abbiamo il coraggio di mostrare a noi stessi, perché c'è un momento in cui ci fidiamo di più di chi ci sta accanto che non di noi stessi. Capisco perfettamente questo ragionamento. Quando questo accade, però, è un'epifania. È il segno che ci può essere qualcosa di estremamente commovente. Allora poterlo mettere in scena è una grande occasione. Non me la potevo lasciare scappare, perché avevo capito che era un'occasione unica nella vita. Poi possono verificarsi altre occasioni diverse, con magari con la stessa donna o con un soggetto diverso. Questo soggetto qui io lo dovevo fare coppina perché potesse esprimersi al massimo. E però una volta detto questo, che può essere romantico, dopo il romanticismo c'è il fatto che il cinema è anche un lavoro che deve creare una realtà che renda come dire accessibile a tutti questo sentimento. Allora lì subentra un'altra forma di amore, non meno certo. importante, che è quella della severità. Certo. Allora tu prendi una donna, trattala male, citata nel libro. La prendi. Perché questo rapporto con questa canzone? Citata nel libro, un giovane De Angelis la cantava. Perché? Così. Malato. Che strano, credo che perché si sentiva a casa mia con lo stereo, era una canzone degli anni 80, mia madre e mia zia la sentivano, quindi io l'ho imparata. Ok, insomma, ok. L'ho anche bellamente interpretata, ma soltanto per il mio pubblico. E, però ecco, l'ho presa e l'ho portata, lì c'è stata fatica. Perché Pina certo. non sa guidare neanche la macchina ed è un'attrice che detesta le prove, appena sente puzza di qualcosa di anche vagamente intellettuale ti manda a fare il culo, cioè, quindi è proprio l'oggetto più, è proprio come un animale selvatico che devi stare attento a come lo tocchi, perché ti morde, ti graffia, e questo era anche una sfida tecnica. Perché invece per me la recitazione parte da una mole di prove infinita, perché è come lo sport, come prepararsi alle Olimpiadi, tu quel gesto lì lo devi fare milioni di volte fin quando non diventa naturale, perché a me non interessa proprio la spontaneità, è una cosa superficiale. Il non attore non me ne frega un cazzo, mi importa la naturalezza che si ottiene soltanto dopo un lavoro enorme, come quando giochi a pallone ti rimporta milioni di volte fin quando non becchi il 7-6 e poi il tiro non esce dal piede proprio e non ci pensi, liscio proprio. Non ci pensi, non ci devi pensare. Allora il ragionamento intellettuale fa un giro a 360 gradi, parti da un ragionamento ma poi lo metti nel corpo, attraversa il corpo e diventa gesto. Lei guida la barca sul fiume con le correnti che vanno con le secche, con la corrente del mare che incontra quella del fiume, quindi con un costante rischio di ribaltamento di quella barchetta fetente che l'ho messa sotto, che ho chiamato pomposamente Squalo 33 come il nome di un motoscafo famoso negli anni 90. Sta nel fango, si mette milioni di vestiti addosso. Quando io dico che non la trucco, io non la trucco,
cioè quando vedo la truccatrice col pennellino e lo spezzo col pennellino, i miei attori non sono truccati, non hanno il trucco naturale, non hanno niente in faccia. Allora, per un'attrice anche questo è uno sforzo, certo. È un atto di fiducia, di amore. Certo. È stato faticoso perché poi chiaramente io sono veramente un ossessionato, allora le chiedevo a tavola: dimmi la battuta, lei col calamare in bocca, dice: ma fai mangiare su calamare prima di dire sta battuta. E quindi poi non ha smesso di venire a cena con me durante la preparazione. Insomma, un po' di cose che io ho trovato molto divertenti, forse lei meno, però hanno portato secondo me a un risultato bello. Mi piace vederla, mi piace. È bella, molto bella. È il film, è bello vederla, è bello vedere la sua durezza, la sua fragilità, la sua bellezza. Peraltro lui fa. È bella, è epica, è unica, cioè è veramente quello che doveva essere. Perché regge il film e c'ha la macchina attaccata all'80% delle inquadrature. Quindi ci doveva essere. C'è non stata. Ci sono, guarda, che a parte l'inizio non c'è, non, lei è presente in tutte le scene. Lì, per esempio, rispetto anche al mio film precedente, è stata compiuta una scelta stilistica di maggiore rigore. Nel senso che altre volte io mi sono anche un po' divertito a fare delle divagazioni. Sì. Perché comunque mi piace la valvola di sfogo all'interno di un film drammatico e ci sono cose che mi fanno ridere e che quindi mi piace mettere nei film. In questo film mi sono proprio invece imposto di non avere alcuna distrazione, perché ho pensato che sebbene l'ironia sia un'arma molto potente ed anche un sentimento nobile, non deve essere presente per forza sempre. Non è detto che in tutti i film bisogna anche ridere. L'ironia è presente attraverso un personaggio che ho amato molto, il personaggio di Virgin, che è la più ironica. E infatti, e l'ironia è presente in Maria, perché ride alle battute che le fa Virgin, la prende in giro, perché un po' come Audrey Hepburn al gatto che si chiama Gatto in Colazione alla Tiffany di Blake Edwards, che è uno dei miei registi preferiti, attorno sempre. Che vogliamo dire? Che genio! E che genio stare con Julie Andrews per tutta la vita, gli facciamo ancora i complimenti. Lei c'ha un cane che chiama Cane, stupendo momento di cinema con i cani, il destino di Cane, Garabetta lo vedo provato, è insomma una grandissima scena anche lì, De Angelis chapeau, perché insieme a Dogman, in Dogman c'è una rianimazione da congelamento di cane che è la scena più bella di tutto il film di Matteo Garrone. Vero, indimenticabile, applauso. Con i prop anche, cioè indimenticabile dal punto di vista anche proprio di effetto speciale, cioè straordinario, applauso, molto più bello. Qui c'è il contrario purtroppo, perché ti affezioni molto a questo personaggio, gli vuoi bene, ti piace già da morì quando lei lo chiama, pigliamo sequenza iniziale e il cane non può allontanarsi, Maria si gira, il cane. E peraltro nel libro di questo signore, per i più folli come me, si troverà l'origine del cane. Ed è bellissima la storia, anche là c'è ammessa, non si capisce bene. Prima che parta l'autobiografia, De Angelis mette una bellissima storia, molto melvilliana, ok? Così, molto Moby Dick. E dove gli editor all'inizio erano un po' perplessi, cioè, poi invece perché molto sono bello. Divertiti proprio a seguire questo flusso. Allora lo diciamo proprio in chiave di le cose che piacciono. Se siete dei malati e vi divertite come pazzi a comparare e a completare un film Marvel con un fumetto così, completerete la storia di Maria e del cane che si chiama Cane comprando il libro di Edoardo, perché forse c'è l'inizio, c'è il loro incontro che è molto fantasioso, è molto bello. E detto ciò, in Garrone c'è la rianimazione, qua purtroppo c'è il destino contrario proprio per Cane, ma che scena! Impossibile non commuoversi, anche perché
gli succede quello che gli succede a Cane per difendere Maria, come sempre, dal serpente. E quindi, stupendo, vorrei dire che il fiume è anche legato a storie antichissime, da Mosè a Romolo e Remo. Lei è una bambina che all'inizio sta anche nel fiume, è persa nel fiume e si ritrova nel fiume. Tu cominci la tua, questo strano libro, lo cominci con, non con Scerbanenko, ma con una frase sul su un fiume, sull'importanza del fiume, di un nuotatore, non identificato, mentre invece è buffo che cominci il film con un grande giallista italiano, Giorgio Scerbanenko, sulla speranza, sul vizio della speranza, che è un qualcosa che, su cui rifletterà molto anche il gangster stupendo del film, interpretato alla grande da Marina Gonfalone, che è zia Maria, che riflette molto su perché c'è questa ribellione. Quello che ti voglio dire è che il film è molto semplice. È vero che non ci sono distrazioni, non c'è nessuna distrazione. L'ironia è quella di Virgin, torniamo a Virgin. Virgin è una ragazzina zoppa che sta nella Connection House, è africana, supponiamo nigeriana, potrebbe essere nigeriana. Sì, è nigeriana. Ed è l'unico bambino che trovi nel film. Perché? Perché? Perché è zoppa. Non l'hanno venduto, nessuno l'ha voluto. Nessuno la tocca. Cioè, anche lì, una volta che tu entri nel mondo de sto matto, è pazzesco, perché capisci che nessuno la tocca. Io sono entrato molto più in connessione, vabbè, con tutto. Truffaut diceva che i film vanno visti 3 volte per capirci qualcosa. C'aveva ragione o no? Ma certo c'ha ragione. Pensate noi critici di merda, se poi leggete le cose orribili che scriviamo, è perché a volte non riusciamo anche a vederli una volta. Invece il bravo critico deve stare lì, deve stare vicino a questi signori, comunque analizzarli con correttezza, un minimo di impegno. E ecco, sì, certo, alla seconda volta mi si è aperto il mondo, quindi io consiglio più di una visione, anche perché questo signore gioca molto con la percezione, e con la percezione che il film sia molto semplice, in realtà il film è molto complesso. Virgin non viene toccata da nessuno in queste Connection House, perché? Perché non produce, non è atta, non è... Non è venuta bene, non è conforme al ruolo che potrebbe avere qualora non fosse zoppa. E quindi ed è un personaggio stupendo, che apre la porta a Maria in un momento di difficoltà e che la prende in giro, perché dice: ah, ma se tu partorirai, ecco, arriviamo, che non abbiamo mai parlato, perché il problema di Maria, che è anche la soluzione del film, è che questa signora all'improvviso, come un'altra Maria, si trova l'Immacolata Concezione. Lui la, devo dire, siete stati molto bravi con Contarello, forse già nel tuo soggetto, la sceneggiatura è scritta con Umberto Contarello, che fece l'esame d'ammissione al centro sperimentale a questo signore qua, insieme a Caterina D'Amico e Paolo Rizzio, lui lo racconta, la scena molto divertente e molto bella, perché nella modernità del personaggio di Maria ci può essere la scopata, perché non può scopare? Una scopata vestita, perché Maria ha difficoltà a spogliarsi dopo quello che le è successo, e bravi, bravissimi, molto moderno che questa scopata vestita, forse alla prima visione mi ero chiesto se ci fosse bisogno di un dialogo in più su quello, per non far troppo pensare all'Immacolata Concezione. Poi alla seconda visione ho detto, no, che l'ho trovato molto moderno, però lo spettatore lo potrebbe perdere, effettivamente, perché è rimasta incinta questa qui? Sì, ma devo dire che questa è stata una scelta, perché non volevo fare l'Immacolata Concezione, non... chissà poi se la Madonna veramente era così immacolata nella sua concezione. E del resto proprio San Giuseppe fa un viaggio di lavoro, torna e la trova incinta, insomma, voglio dire, quindi ci sono vari dubbi, ma che non mettono in discussione poi la possibile fede nei confronti di quel personaggio, che non è tanto quel punto. Cioè, Maria per me è una che può aver scopato chiunque sul fiume, da vestita perché non si spoglia, perché se fai caso, e cito il lavoro di uno delle persone che lavorano con me, che è Massimo Cantini Parrini, costumista, che
veramente ha un talento visionario e ha voluto dare molti strati a questo personaggio. Lei è coperta di strati, non si spoglia mai. L'unica cosa del suo corpo che ha il coraggio di scoprire è proprio la pancia. E quindi in quel caso là, chi l'ha messa incinta, che importa? Così come non sappiamo neanche lei di che figlia. Così come è terribile. È un mondo senza uomini, perché gli uomini si sono sottratti al loro ruolo. No, non è un mondo senza uomini. Con un'eccezione che è la vita di De Angelis. Ah, su questa, perché De Angelis ancora e dovete comprare il libro. Mamma mia, mi sento Lilli Gruber come quando vanno a... Ma lo dovete fare veramente, perché ci sono un sacco di vuoti che si possono riempire. Un uomo eccezionale c'è nella vita di De Angelis, che ci ha avuto qualche problema, lo dice poi molto come tutti noi, d'altronde, sia con le donne che con gli uomini della sua famiglia. E diciamo, c'è un uomo eccezionale che nel film è eccezionale, come è stato eccezionale nella vita di Edoardo De Angelis per sua stessa ammissione. Ma questo lo diciamo dopo la pubblicità. Questo, peraltro, tutto questo ambaradam è un omaggio, tu che sei scorsesiano, è un omaggio a un documentario di Scorsese. Non esiste l'offline, non esiste la chiacchieretta extra cosa, siamo tu, è tutto boom in the face, come piace a noi. Edoardo è entrato e la macchina si è accesa praticamente due minuti dopo che è entrato. Carabetta gli è volata di una cosa, umma, invece adesso la dici qua. Vai Carabetta, chi ha scelto il nome Pengue? Carlo Pengue. Voce? Sì, sto qua. Carlo Pengue è quest'uomo eccezionale. L'uomo eccezionale che... Ma quale dei due, which one, devo chiedere? Il Carlo Pengue della vita di De Angelis o il Carlo Pengue... perché tu non lo sai. Ok, il Carlo Pengue che ha scelto il nome, io lo so, ma lo facciamo dire a lui. Che ha scelto il nome di Carlo Pengue. Carlo Pengue è il nome di una persona che è esistita davvero e che era un fidanzato di mia nonna. Un uomo molto buono, molto mite, guidava una duna, quindi aveva i pantaloni a vita alta, tirati molto alti, e mi veniva sempre a prendere a scuola. Lui e la nonna aprirono pure un negozio di elettrodomestici, lo chiamarono Mecalux, perché mia nonna si chiamava Filomena, lui Carlo Mecalux. Era un uomo che io non dimenticherò mai della sua bontà. È un uomo che quando morì gli sbagliarono il manifesto. Pengue. Scrissero Pengue. E quindi ho pensato che alla prima occasione io avrei riabilitato il suo nome. Ma te rendi conto che meraviglia che è questo uomo? Ma sembra cattivo! Ma sembra un omone! Sembra, e invece è un tesoro, io lo so che De Angelis è così. Un tenerone. Che meraviglia. No, vabbè, veramente, ci sono delle ingiustizie, no? Che quando le vedi, soprattutto da bambino, da ragazzo, tu passi anche gli anni successivi, con quel senso di increspatura che devi risolvere in qualche modo. Io non lo so, se l'ho fatta a modo mio, alla fine io questo faccio di mestiere, quindi l'unico modo in cui posso risolvere quelle storture che ho visto. E quindi Carlo Pengue diventa in questo film l'unico essere umano di sesso maschile che popola questo mondo, che è un personaggio straordinario, ma nella sua assoluta normalità. Straordinario. Massimiliano Rossi fa un lavoro... Massimiliano, che è lo zingaro napoletano di Mozzarella Stories, che già lì... c'ha un rapporto strano con questo qua, perché effettivamente è impossibile non amarlo, mai. Infatti lui ha grossa difficoltà, uno dei problemi di Indivisibili, che secondo me è un film, a me mi è piaciuto di più, Il vizio della speranza. Lo so che ti è piaciuto. Ma lo sai perché? A me piace Indivisibili, ma Indivisibili è un film più programmatico in un certo senso, più fatto bene. Questo è un film fatto proprio boom, così, cioè, non lo so, lo sento più magico, è un film nettamente più magico. Quello è un film... Mi fa piacere perché io l'ho vissuto, Indivisibili è stato il film più spensierato per me, è stato forse l'unico film che ha avuto una lavorazione completamente spensierata.
mi sono proprio divertito, è stato proprio il Luna Park per me del cinema. Questo è stato un film strano perché è stato proprio difficile farlo, ma tecnicamente. Ieri sono venuti alcuni tuoi colleghi a questo Sepolturno nella baracca che è stata la Connection House. È cominciato a piovere fortissimo, anche a grandinare. Così come ha fatto per tutte le me l'immagino. Ci sono, i vasi sono impantanati, loro hanno cominciato ad avere paura, perché fa paura quel luogo. E a un certo punto abbiamo temuto che la baracca potesse abbandonare il suolo per andare nel fiume, ma tutto questo film è stato così, c'è stato un contatto con la natura fortissimo e che mi ha permesso di cogliere la natura ancestrale di questo racconto, perché per esempio non andavo a cena con i ragazzi, quando tornavo a casa un bagno caldo, un bacio a mia moglie e dormivo soltanto. Ma si vede che è così. È stato proprio, non sono andato a bere mai fuori, non so, è stato strano, proprio come veramente un'apnea di 3 mesi. Ho portato tutta la famiglia a Castelvolturno, siamo trasferiti là, abbiamo trascorso i mesi lì, un'apnea, e veramente un'avventura molto, mi ha coinvolto molto nel profondo. Ecco, prima ancora che come professionista, come uomo. Ma io lo capisco, Edoardo, dopo aver letto il tuo libro ancora di più, perché tu parlavi prima del rasoio di Occam, mi sembra veramente che tu abbia deciso che questo film fosse veramente come quando hai raccontato del film che incontra il mare, cioè proprio un momento di passaggio. Tu, costruttore del tuo mondo, si parla molto della parola costruzione nel tuo libro, hai voluto costruire, hai voluto dare un senso tuo esistenziale, secondo me, a questo film, nella tua filmografia. Gli hai voluto dare esattamente questo significato, e Pina è chiave, secondo me, in questo momento. E visto che ti psicanalizzi e ti psicanalizzo pure io, Carlo Pengue, che mi dispiace che è morto, mi dispiace assai, come ripeteva nonna, lui a un certo punto, lui, nonna, è la donna più importante della vita di Edoardo, che lo ha costruito, distrutto e ricostruito, di nuovo la parola costruzione, il regista è un costruttore, e l'idea che gli abbiano sbagliato il nome. Sapete che questo nome viene ripetuto molte volte nel Vizio della Speranza? Eh sì. E adesso io dico che lo hai fatto sempre per tornare a quella Q, che era stata messa al posto della G. E questo è molto bello. Il personaggio bello, che viene più nominato in sua assenza. Questa è una cosa sorrentiniana, lui ama molto Sorrentino, io molto di meno, ma che Sorrentino fa, in una delle cose che ho amato di più, Sorrentino, che hanno tutti ragione, che è un libro, e oggi abbiamo parlato anche molto di libri, e Sorrentino racconta Tony Pagoda, quando arriva in Sud America, incontra un uomo che lo affascina molto e ripete incessantemente il nome e il cognome di quell'uomo, quindi ci sono tanti richiami. E ci mettiamo anche questo, perché la ripetizione, il nome è Umberto Contarello, è un sodale artistico di Paolo Sorrentino, e quindi, che però meglio con De Angelis, meglio, perché succede qualcosa, diciamo, e sono delle azioni importanti per quanto mi riguarda, e quindi e non ci si perde nella propria volontà di potenza maschile, per non dire maschilista. Invece questo è un film veramente dove Edoardo mette a posto delle cose dal suo punto di vista. Io non posso che fare, adesso che so, cioè, gli voglio un bene dell'anima, ho letto pure il libro, mi sembra di essere entrato veramente nella sua camera, e quindi l'orrido analista, l'orrido critico, meno male che c'ha un po' di pudore, anche perché amo molto i registi, amo anche Sorrentino, anche se non lo amo, ma li amo perché so dove stanno, so in che gioco stanno, con loro stessi, con la loro vita, con le persone che li circonda. Ne parlavo con Carabetta e gli dicevo, vedi, Paolo è in una fase molto interessante, perché no, lo farà, non lo farà, lo faccio, non lo faccio, e io, che sono una merda, che cosa provo a fare, visto che gli voglio bene pure a lui, gli provo a dire anche queste esperienze, gli dico, guardali, osservali, devi essere in grado di poter morire, fanno una vita che io non avrei mai voluto fare, io ricevo, sono un coglione che sta seduto, De Angelis prima, l'abbiamo catturata, speriamo di sì, ha detto le solite stronzate che si dicono sui critici, non fanno un cazzo così perché sono cattivi, ma un po' c'hanno pure ragione. Loro rischiano la loro vita per creare delle robe e buttarcela addosso, noi siamo, io sto così, passare la giornata così,
Ah, devo andare alla prossima stampa e vado a vedere. Ah, devo andare di qua. Però scusa, non... è vero proprio così come è vero che ci sono alcuni miei colleghi che fanno, passano la vita così, mentre invece è iscritto a un ruolo fondamentale. Sì, perché raccontare un po' di chiavi di lettura non è una cosa da poco, però perciò cioè quello che a noi dà fastidio è la superficialità, cioè l'assenza dell'analisi, l'assenza dell'attenzione, perché noi poniamo, insomma, chi cerca di fare questo mestiere con la dovuta devozione, poniamo molta attenzione a quello che, fa, quello che facciamo, sbagliando, per carità. Allora, mi hanno raccontato, non so se è vero, che il Cahiers du Cinéma, il caporedattore, chiedeva ai vari critici chi avesse amato quel determinato film e chiedeva a lui di recensirlo. Perché di base ci vuole l'amore per l'oggetto che stai raccontando. E dire non mi piace, alla fine a chi importa se non a te stesso? Se ha una dimensione elevata il lavoro è quello di servizio. Noi raccontando forniamo un servizio, il critico analizzando fornisce un servizio, fornisce una chiave di lettura. Poi può amare, può non amare, può detestare, per carità. Però credo che se c'è il rispetto e l'amore dell'oggetto che stai raccontando, anche una critica negativa può risultare amorevole. Si apre un discorso infinito, non sono troppo d'accordo, perché i registi reagiscono sempre in modo giustamente parziale, e questa è una cosa che ho imparato molto nel corso degli anni, perché sono tanti anni che faccio questo mestiere, e li amo sempre di più, vi amo sempre di più, ma capisco che è un gioco molto poco logico, è un gioco molto, poco, molto difficile da il nostro rapporto da razionalizzare, e quindi alla fine non c'è una regola. No, la regola. La regola non esiste. La regola non esiste, ma anche la bellezza. In fondo sono letture, e noi siamo, ahimè, degli opinionisti che vengono pubblicati, e sono delle letture che hanno più enfasi rispetto ad altre. E loro ovviamente, giustamente, si arrabbiano, perché è una cosa molto che li tocca, come tocca chiunque una critica, un punto di vista. Quindi vabbè, sarà un gioco infinito, ma anche divertente giocarlo. Si arriva a una conclusione quando, boh, non lo sappiamo, forse mai. Corsi e ricorsi, momenti e momenti. Io e te adesso siamo qui seduti vicini, magari tra 5 anni tu sarai arrabbiato con me, poi faremo pace, l'ho vista queste cose, le ho lette. Quella cosa dei Cahiers du Cinéma è vero, esattamente come è vero che è giusto anche stroncare, ma non per il gusto di stroncare, ma è giusto che ci sia anche un atto di critica, nel senso più scolastico del termine, di anche demolizione nei limiti della legalità. Poi si può essere querelati. L'altro giorno ho incontrato Procacci che mi ha detto: ho saputo che hai fatto una video recensione, mi hanno detto, poi no, termine bruttissimo da usare, mi hanno detto che hai mi fatto... Mi hanno detto significa l'ha vista molte volte. oppure peggio ancora, che non l'ha vista, quindi per il mio ego di critico di merda, già, mi hanno detto che hai fatto una video recensione offensiva della profezia dell'armadillo. Ho fatto: ah, no, offensiva no, perché sennò scatta la querela. Ancora non ho ricevuto querele, manco da Sorrentino, meno male, però sì, insomma, l'ho stroncato la profezia dell'armadillo, e mi dispiace, però è un mestiere di merda. Ma usciamo da qua, perché anche perché io fra poco te devo congedare, che mannaggia, oh, abbiamo toccato pochissimo. Facciamo un attimo adesso un gioco diverso. Io mi sono preso tutto, il romanzo di Edoardo, uno spettacolo meraviglioso che non avesse me al centro ma lei. Qua arriviamo nelle sue strane riflessioni molto affascinanti a Il vizio della speranza, dove c'è lei. Le donne della vita di Edoardo, un mistero. La famiglia di Edoardo, un grosso mistero, molto interessante. E i genitori di Edoardo, un grosso mistero. Il rapporto di Edoardo con i suoi genitori, misteriosissimo. E vabbè, sono nudo e non sono una donna, ma sono io. Questa era Mozzarella Stories. Il film è come la tua casa, quello che gli dice Costurizza. Molto belli i racconti di Edoardo, degli incontri che ha, quando sempre di più esce
da prima da Portici, poi da Caserta, tu fai una cosa fantastica che è figlia delle tue ossessioni. Questo buco che sta davanti a casa tua, che doveva essere un centro direzionale, sì, ma che non lo è mai stato. De Angelis, che, perché De Angelis? Oh, raga, ma io devo fare un psicanalista. Infatti, il fatto è che, perché De Angelis sbrocca per queste realtà sregolate dove vede la vita? Perché lui cresce con sto buco davanti, molto semplice, cresce guardando sto buco, si doveva fare una cosa, non si fa, e in questo buco Edoardo vede nel corso degli anni crescere una sorta di ecosistema a sé stante. È lì che comincia la poetica di De Angelis, secondo me. Cioè, lui capisce che in quel buco ci sono delle cose bellissime, anche belle da vedere, erbe strane, piante. Ecco il cinema di Edoardo. Infatti io ti voglio dire una cosa: non è facile fare il Vizio della Speranza come l'hai fatto te, perché tu fai una cosa che fanno i grandi registi quando affrontano una realtà e la vogliono e la amano. Tu la enfatizzi con il sound design, con la bellezza dei gesti sul terreno, sulla terra. Si vede che ti piace quella terra, si vede più qui che in Indivisibili, perché secondo me Indivisibili è più un film concettuale, paradossalmente. Questo invece è un film più trasognato, più fiabesco, e come Il Signore degli Anelli di Tolkien, paradossalmente diventa più organico, diventa più legato a... Quindi lui che fa? Enfatizza cromaticamente il cibo come manco Tarantino fa. Tarantino è famoso perché se inquadra il cibo c'ha voglia di mangiare quelle cose. Ti ricordi la birra, come The Jungle Unchained, cioè Carabetta, tutti vogliamo bene. Lo faceva con l'hamburger in Pulp Fiction, lo faceva con la Sprite in Pulp Fiction, lo faceva con quando vanno al Jack Rabbit Slam. Tarantino ha un rapporto col cibo meraviglioso che si vede dai film, come Coi piedi delle donne, altra sua ossessione, che era anche di Maradona, che è citato nel suo libro, e vabbè. Perché il cibo è così dorato? Poi a un certo punto è meraviglioso. Gli gnocchi che fa zia Maria all'inizio, il pollo che fa Pengue, è stupenda l'inquadratura del pollo, perché Pengue dice non mangiare il pesce del Volturno. Prima lo diceva, era molto inquinato. Pengue c'ha una battuta bellissima, anche perché sembra una fiaba, in realtà sentite le poche battute, perché è un film anche molto scarno, molto contenuto, ma sono sempre molto centrale. Perché c'è questa enfasi sul cibo? Perché il cibo è così bello? Io lo so che a te ti piace il cibo, ne parli spesso nel tuo libro. Perché hai deciso di inquadrarlo con questa bellezza? È bello da vedere il cibo, c'è un'idea dietro, chiaramente, che sì, lo fai una, due, tre, quattro. Ma questo film è... Perché anche lì il cibo può essere bello? Sì, sì, no, sì, perché il cibo ha sempre un... Non sempre, però diciamo la maggior parte delle volte anche in questo film ha un carattere consolatorio. Il dono di una persona che ti sta sfruttando, ma per farti stare bene, ti fa mangiare bene. Quel momento di consolazione ti fa passare la giornata. E questa piccola attenzione degli gnocchi preparati con cura, zii Marie, secondo me aggiungono un livello a un personaggio che altrimenti sembrerebbe soltanto spietato. Cioè non è solo spietato, è una donna che non è stata madre, eppure vorrebbe. E infatti invidia molto, invidia profondamente Maria e la scelta che farà Maria, il rischio che si assumerà Maria, perché c'è il grande rischio. Muore, riesce ad avere il bambino o no? Ma infatti rispetto a quello che ti dicevo prima, la speranza, cioè la maternità rappresenta la speranza. Pure tua? Sì, mia, che racconto questa storia. Da un punto personale, secondo me, sei arrivato a un punto in cui tutto converge. Sì, questo però, ecco, è un discorso personale che viaggia, ma non sempre si incontra con il desiderio del racconto, perché poi il racconto subisce una fase di trasfigurazione che a volte lo riconosci, l'origine, altre volte no. Nel caso di zii Marie è proprio, loro sono un triangolo, no? Cioè Maria al centro, poi ha una madre inconsapevole e una matrigna consapevole. La matrigna consapevole porta il suo stesso nome, e con l'appellativo zii significa che hai raggiunto una certa età, quindi lei ha due modelli, uno di annullamento totale della volontà e un altro di affermazione assoluta della volontà a scapito del sentimento. Quale sarà la sua strada?
Bellissimo, bellissimo. Sì, in mezzo a questo, la... Sì, e devo raccontare gli gnocchi e poi... Siamo in chiusura. Lei prepara gli gnocchi e li prepara per bene. Prepara un termos singolo per ognuno di loro, perché durante il loro viaggio devono stare bene. Devono stare bene, bellissimo, bellissimo. Si mettono l'incerata, quella che abbiamo visto anche in Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi. Quelle sono quelle tecniche da salvataggio. Bellissimo, mi piace molto gli oggetti. C'ha una bellissima scenografia. Anche qui, essenziale. I costumi, essenziali. Hai fatto veramente un film essenziale. Permettimelo, perché sì. La scenografia di questo film, sì. Di Carmine Guarino. Sì. E allora, se vieni a vedere, vedi che quelle cose ci sono. Però al tempo stesso sono state ricostruite. Questo è un gioco che pure mi insegnò Kusturica, che ricordo che lui, quando fece Life is a Miracle, vide delle casette disseminate nelle montagne, poi gli piacquero, le requisì tutte e le mise tutte in un villaggio che poi, al quale ha dato addirittura il suo nome. Perché raccontare, fare il film, no? È fare una sintesi, perché non so tu, ma io sono completamente sprovvisto di senso dell'orientamento, non trovo mai le strade. Allora, mia moglie è così. Ah, vedi? Però io, il film, la sceneggiatura soprattutto, deve essere una mappa molto precisa per me, altrimenti mi perdo. E quindi il film è un modo di ricostruire un ordine che nella realtà invece non riesco a trovare. In questo senso è una sintesi. E perché l'ho detto? Ah, sulla scenografia, quindi c'è le baracche, sono vere, ma ci sono cubature aumentate, colori cambiati, e tutto è diventato questo mondo, questo microcosmo, che adesso noi sappiamo che è Castelvolturno, ma quando sono andato a Tokyo lo vedevano come un film, un fiume che poteva essere uno dei loro fiumi, così come la Ma per me è ma infatti io l'ho mi fa sbloccare questo film, perché è il tuo film più internazionale, anche proprio perché è universale. Cioè, hai raccontato Mosè, Romolo e Remo, La Terra di Mezzo di Tolkien, cioè è chiaro che lo vede un australiano, non ha nessun problema, capisce perfettamente, sì. Tutto. E poi anche i simboli, no? È tutto questo che mi è disseminato. Il cavallo! Mi piacciono i simboli, perché anche quelli mi aiutano ad orientarmi. Io a volte pure i miei collaboratori mi dicono, ma c'è pure un serpente, proprio il serpente. Sì, perché, ma che male c'è? Perché sì, perché deve avere un significato che salta all'occhio. Vabbè, ma poi scusa, ma è così bravo a raffigurare sto fiume. Cioè, ripeto, i registi italiani a volte si perdono in quello che non sanno fare, gli americani sono più bravi in questo. Paradossalmente sono più realistici i filmmaker americani, cioè sanno che se devono inquadrare un fiume in un modo o nell'altro ti devono far sentire qualcosa del fiume. Ma poi lo dicevi prima, giustamente. Il linguaggio deve andare avanti, cioè il neorealismo è un grandissimo tesoro, però, cioè, stiamo parlando di 50 anni fa, 60 anni fa, cioè, e la realtà contiene o no un elemento magico quando la osservi con attenzione? Ma non è la vita stessa una forma di magia? Certo. Perché siamo qui? Che ne sappiamo? Magari appunto è tutto un test, magari siamo già morti, ma ci mancherebbe altro. E poi sul cibo, il cibo è inquadrato sempre in maniera attenta, però cambia il significato delle scene in base alla tipologia di cibo. Zimmarie prepara gli gnocchi per la traversata. Quando Maria arriva in un luogo dove l'accolgono, trova il pollo fumante, si vede che è una salsa piccante, trova le patate, trova un po' c'è sempre le patate, è una mia fissazione con mia moglie che me la metto, io adoro, mi piace un sacco il pollo con le patate e amo Carlo Pengue perché dice la battuta che io dico sempre a mia moglie, le patate non, sempre, no, qual è la battuta? Finisco, non bastano. Non bastano mai le patate, cioè mettete le patate, Carlo Pengue è uno di noi, grandissimo Carlo Pengue. Fino ad arrivare invece a un punto in cui il cibo perde la sua consistenza, si sfalda, diventa informe, eppure e non sfama più, infatti lei non lo mangia più. No, è vero.
Wow, vabbè, basta, dobbiamo congedare, abbiamo Olimpia con l'osso dietro che le sta saltando addosso, questi sono i miei appunti. E, ragazzi, ha cominciato con Mozzarella Stories, prodotto da Emir Kusturica, e c'era Aida Turturro che crollava addosso e te schiacciava, che era anche un suo corto. Pure il cortometraggio di visto. Tutto, sono un bravo critico. Poi ho fatto, poi sembrava che dovesse morire. Vedi Garabetta, la loro vita, e in un momento di depressione cosmica che lui chiama periodo blu, il famoso periodo blu di De Angelis, come Picasso, fa Perez, che è un film che proprio io quando lo vidi pensai, questo c'ha i controcazzi fumanti. E infatti feci una video recensione che a lui piacque, mi scrisse in privato, io apprezzai molto. Il piccolo critico a volte appunto stabilisce un rapporto bello con un regista, ce l'avamo già sentiti ai tempi di Mozzarella Stories. E io già avevo capito che c'era qualcosa al telefono, tu non ti ricordi? C'era qualcosa, ah, ti ricordi? Strano. Che c'era qualcosa in questo qua che mi avrebbe accompagnato negli anni. Poi con Indivisibili, Perez, grandissimo film, recuperatelo, dove De Angelis va nel gangster movie con una joie de genre, una joie de noir meravigliosa. E nascono i fratelli Buglione, che sono questi gangster con Massimiliano Gallo che fa un cutolo con più muscoli, e questo meraviglioso individuo che fa l'apparizione come fratello Buglione, che sono un po' i Vincent Vega e i come si chiama il fratello di Vincent? Vabbè, insomma, Michael Madsen nelle Iene è un Vega, è il fratello di Vincent Vega, e nasce la leggenda, almeno per me, dei fratelli Buglione, che potrebbe essere un film, una serie televisiva, non lo sappiamo, che di questi gangster che torneranno. E Perez, dove ci sono anche le due Fontana ragazzine, c'è già in luce qualcosa, anche lì film della difficoltà, grande Edoardo. Poi Indivisibili, Ale, non ti ho messo in difficoltà su Venezia, non ti ho messo in difficoltà sul tuo rapporto con Barbera, perché è stato abbastanza nelle prime pagine dei giornali di cinema degli ultimi anni, molto divertente. Poi però dirò una cosa, la voglio dire io, così non ti tolgo da questo imbarazzo su Barbera, perché Indivisibili non andò in concorso, ma perché De Angelis sono in concorso? 17 nomination ai David, il suo film più popolare. Poi arriva Il Vizio della Speranza, lo mettiamo in concorso a Venezia? No, manco Il Vizio della Speranza in concorso. Barbera addirittura viene interpellato da un giornalista alla conferenza stampa di presentazione di Venezia e dice una cosa giustissima, povero Cristo, dice non ho ritenuto di dover mettere il film in concorso. Le polemiche dei giornalisti, poi lo vediamo a Roma, Il Vizio della Speranza, e a me piace tantissimo, è l'ultimo film di Edoardo De Angelis. Vorrei ricordare che in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia c'era un documentario di Roberto Minervini che io ho trovato orribile, e quindi c'era assolutamente spazio, ci doveva essere secondo me Il Vizio della Speranza di De Angelis, ma lo dico io. E poi ci ricordiamo anche di un suo, non dico mentore, ma di un collega che lui stima molto, che è Paolo Sorrentino, che stava anche citato in questa mia intervista, che fa un bellissimo endorsement, che io stimai molto, a favore di Edoardo nel momento in cui bisognava decidere che film mandare nostro italiano agli Oscar, e Sorrentino disse Indivisibili va mandato, e io apprezzo sempre gli uomini che prendono posizione. È un collega che fa una cosa del genere nei confronti di un altro collega, la trovai veramente una cosa bella e cazzuta e di grande personalità, quindi complimenti a Sorrentino. Non fu scelto Indivisibili, però la vita è lunga, e amico mio, io ti voglio dire che hai fatto un film che a me ha fatto andare fuori di testa, secondo me è il tuo film più, capisco, l'avevo già capito dove va. Ma dopo aver letto sto strano libro, che ricordiamo dovete comprare e leggere assolutamente, perché qua c'è il film, qua c'è il libro, le cose fanno anche un po' così, l'ho capito ancora di più che senso ha l'importanza, soprattutto nei confronti del mondo femminile, che c'è nel tuo libro, è molto presente a partire da Nonna, ma che tu a un certo punto metti addirittura come al centro dei tuoi problemi nel tuo momento psicanalitico, in cui cerchi di andare, come Truffo insegna, anche a capire qual è il tuo problema con le donne, che ripeto ce l'abbiamo tutti, Carabetta non ne parliamo, cioè, io ce l'ho, io ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo. E quindi io veramente ti faccio i complimenti, mi piacciono i registi, tutti i registi, ma sono veramente contento perché ti seguo da anni e vedo che lotti, vai avanti, continui, e sta cosa coppina un pochino mi scioglie il cuore. Voi ve lascerete come tutti, speriamo di no, no, ci grattiamo, però in questo momento il film è anche un bellissimo segno del vostro amore,
e quindi ti faccio i complimenti. Grazie. Bravo. Vabbè, basta, Bethesda, se no ci commuoviamo. La cosa è tenerissima, questa intervista. Sì, ma tu mi metti grande, mi dai grande tenerezza. Si dice di te che sei burbero. Te presenti un po' così, te apri la camicia, guardatelo, deve far sempre il figo. Se mette il profumo, io lo so invece, che c'è un ballerino sgraziato. È un uomo estremamente spiritoso e dolce. E se leggete il libro, lo scoprirete anche voi. Vizio, il vizio della speranza al cinema, Edoardo De Angelis, è solo inizio, la vita è lunga. Ciao Bethesda, ciao Edoardo, saluta. Ciao Ayu. E grazie Carabetta e grazie Mirko D'Alessio che non monterà questa video intervista. Grazie Olimpia per la pazienza. Ciao. Bello mio, grazie.